Milano, 11 luglio, siamo al Non Performing Leasing Lab organizzato da Assilea con il direttore generale Luigi Macchiola, e chiediamo al direttore il perché di questa iniziativa, come mai un lab su queste tematiche e quali sono gli obiettivi e anche i numeri di questa mattinata. Ma intanto i lab sono un'iniziativa che è partita quest'anno, è un modo che ci siamo inventati, un format per parlare con i nostri associati. Io sono partito da un presupposto: non conosciamo perfettamente le esigenze dei nostri associati e spesso i nostri associati non conoscono fino in fondo quello che Assilea fa per loro. Quindi il lab è un modo per stare insieme, per parlare, per discutere su temi specifici. Oggi parliamo di non performing loan perché è un tema importante che ha bisogno di programmazione, di pianificazione, di professionalità, di outsourcing e di figure di altissimo profilo. Quindi è una materia che è cresciuta sul mercato da un punto di vista di importanza, basta guardare le cessioni di non performing loan che sono state fatte quest'anno, specificatamente anche nel mondo del leasing. È per questo motivo che oggi ne parliamo, anche per trovare organizzazioni, piattaforme, sistemi che siano utili a tutti. Bene, sappiamo che ci sono circa 120 presenti in questa giornata e le chiediamo anche se nel futuro saranno ripetute altre iniziative di questo genere, sempre a Milano, o se avete in mente una piattaforma che possa essere itinerante nel paese. Ma diciamo che questo lab non è il primo, siamo alla quinta edizione, abbiamo fatti altri su vari temi. La prossima settimana ce ne sarà un altro sulla comunicazione e servirà per mettere a fattor comune un progetto che parte da Assilea, quindi un acceleratore, un incubatore di informazione che raccolga la comunicazione di tutti i nostri associati e la porti a beneficio del mondo della comunicazione. Quindi sono iniziative che porteremo avanti tantissime in futuro su temi specifici. Per il momento l'abbiamo fatto tutto a Milano perché la stragrande maggioranza dei nostri soci hanno la sede a Milano, però insomma stiamo pensando anche a qualcosa su Bologna e qualcosa anche su Roma. Bene, l'ultima domanda riguarda i contenuti. C'è un'interessantissima presentazione che io ovviamente ho già visto in anteprima per motivi di lavoro. Ci sarà la possibilità di scaricarla dal vostro sito per gli associati, dove può essere reperita i contenuti di questa giornata, in qualche modo come potranno essere presi da coloro che magari volevano venire e non hanno potuto partecipare? Sono tutti i lavori dei nostri lab, sono sempre a disposizione, quindi da domani saranno disponibili sul nostro sito e sono scaricabili. Bene, grazie mille direttore, grazie, buon lavoro.